questo è il Vangelo della Lega. Tolleranza zero. Tolleranza zero, cioè io non permetto che per le strade vengano vendute pacottiglie da tutti quelli extracomunitari, non tollero assolutamente che si vendano fiori, che si lavano vetri, perché se lei entra nella città di Treviso vedrà scritto idealmente: lasciate ogni speranza o voi che entrate. Pisano sta facendo la caccia alle cellule dormienti. Vorrei sapere dove dormono. Dormono nelle moschee, nei centri islamici, e dormono forse in qualche parrocchia di qualche prete rosso. Anche alle gerarchie ecclesiastiche torna il Vangelo di Cristo, e non amare il Vangelo islamico, perché il Vangelo islamico è morte. E quindi anche qua tolleranza zero. La religione islamica non deve assolutamente prendere piede nella nostra civiltà. Io ho detto, chi viene qua deve obbedire alle leggi dello Stato, del comune e della provincia, come facevano i nostri emigranti quando andavano all'estero. Se si permettevano di andare in un bar una sera, il giorno dopo avevano il decreto di espulsione. Noi non vogliamo moschee, ci bastano le chiese nostre, dei nostri avi, perché ricordatevi che la chiesa è un punto di incontro quando andiamo a battizzare, a un funerale, a una cresima. Le moschee sono centri di affari, sono là che si riparano tutti i terroristi, sono là che si architettano tutti i programmi per distruggere la nostra civiltà, la nostra tradizione, la nostra religione. Tolleranza zero! Quello che io dico è la somma di quello che mi dicono i cittadini. Io sono un grande megafono, non ho paura di nessuno e dico quello che voglio. La nomina di 3 mandati consecutivi credo che sia la dimostrazione che io rispondo perfettamente alle istanze dei miei cittadini. Queste cose le cambiamo se abbiamo voi alle spalle, perché noi non siamo movimento da stracchinella o da formagella. Noi andiamo avanti con le mazze e con le spade. Ma io ho cercato di trasmettere quei ideali che io ho sempre avuto dai tempi della mia gioventù, che la mia gioventù era sotto il regime fascista, e quindi ci hanno inculcato qual era l'ordine, la disciplina e il rispetto delle leggi. Tolleranza zero! Sotto zero! Sempre intolleranza! Non voglio sentir parlare di buonismo o di perdono. Se mi danno uno schiaffo, io gli spacco il muso! Ma non teme.